Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con 01TV. Noi vogliamo fare un po' di chiarezza su tutto quello che è successo negli ultimi giorni, soprattutto dopo il nuovo DPCM che ha fatto il nostro Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ho l'immenso piacere di avere ospite oggi due ragazzi che hanno deciso di occuparsi di politica. Sono con noi il sindaco di Santa Teresa Danilo Giudice e il sindaco di Furci Matteo Francilia, ai quali do il benvenuto. Ciao. Grazie a te per l'invito, ovviamente. Ciao Matteo. Ciao Danilo, ciao grande Peppe. Ciao, io ho detto, lo dico ai nostri spettatori, telespettatori, che questa è un'intervista, chi mi conosce lo sa, molto informale, quindi io darò del tu sia a Danilo sia a Matteo. Uno, dal punto di vista, noi ci conosciamo da anni. Due, perché voglio abbattere le distanze che ci sono tra la pubblica amministrazione, tra gli amministratori e le persone comuni, quali posso essere io, anche se comune non lo sono. Giusto? Ok. Assolutamente. Noi iniziamo la prima domanda. Tra l'altro, volevo dire che le domande ci sono state poste dai nostri spettatori, quindi io non voglio nessuna colpa per queste domande che vi farò. Sono cinque domande. La prima domanda la faccio a entrambi, poi chi vuole iniziare a rispondere risponde, per me come volete voi. Cosa cambia nella nostra Riviera Ionica, nei vostri comuni soprattutto, con questo nuovo DPCM? Io vi prego di essere chiarissimi perché c'è molta confusione. Vado io su questa prima domanda, Matteo, se sei d'accordo? Vai, vai Danilo. Allora, cosa cambia? Ma intanto chiariamo un fatto: noi ci siamo ritrovati, ci siamo risvegliati dopo 48 ore di agonia, in cui non si sapeva se la Sicilia fosse zona arancione, verde, gialla o rossa, a seconda dei semafori, perché qua ormai le iniziative del governo nazionale spesso ci portano a delle situazioni veramente imbarazzanti, che sembrava di giocare a risico. Ci siamo risvegliati, dicevo, con una zona arancione per la Sicilia, peraltro per alcuni versi inaspettata. Cosa cambia nella nostra Riviera Ionica? Ma intanto noi ci siamo ritrovati con le attività commerciali, bar, ristoranti, e quant'altro che in questo momento sono state chiuse, che non possono più svolgere l'attività normale, ma che possono fare solo attività da sport. E questo rappresenta una limitazione pesantissima per queste attività, in modo particolare per i ristoranti che già avevano la possibilità di lavorare solo a pranzo. Poi gli abbiamo tolto anche questa, adesso solo da asporto, in un momento in cui fondamentalmente il contagio nella nostra zona è, mi permetto di dire, sufficientemente controllato, anche perché in accordo con l'ASP, ma noi sindaci credo che stiamo facendo un buon lavoro. A questo si aggiunge quella che è la limitazione forse più importante per quanto riguarda gli spostamenti. Si ha l'impressione che si possa fare ciò che si vuole. In realtà non è così, perché noi quello che stiamo vivendo è una replica sostanzialmente di quello che è avvenuto a marzo, con qualche disponibilità in più, ma noi siamo di fatto in una sorta di mini lockdown. C'è il coprifuoco alle 22, intanto c'è la necessità per gli spostamenti da un comune all'altro comunque di motivarli, di giustificarli e quindi di stabilire perché ci si sposta da un comune all'altro. Ecco, io per esempio questa cosa è una di quelle che non condivido, perché non risponde alla geografia del nostro territorio, in cui ogni comune comunque rappresenta delle piccole realtà. È chiaro che quindi c'è l'esigenza lavorativa, ma anche di fare la spesa e quant'altro, di spostarsi da un comune all'altro. Queste sono tutte cose comunque contemplate e che si potranno fare. Però è già una scelta di per sé sbagliata, per quella che è la geografia territoriale, in modo particolare della città e quindi della provincia di Messina, proprio per quella che è la geografia territoriale nostro che abbiamo. Noi ovviamente saremo tolleranti nella misura in cui c'è la possibilità di esserlo, e quindi se la gente ci segue rispetto a quelle che sono le iniziative che andremo ad intraprendere, ma anche le misure che decideremo di man mano via via comunicare, ecco, noi ci troveremo di grande accordo nel riuscire comunque a garantire tutti i servizi a tutti, così come abbiamo fatto fino ad ora. Questo
Queste sono le principali novità, non cambia granché per quanto riguarda la scuola, se non per alcuni versi per la didattica a distanza. La mobilità è vietata sia con i mezzi pubblici da un comune all'altro, sia con i mezzi privati, quindi queste sono grosso modo le limitazioni che ci sono. Ovviamente quotidianamente riceviamo migliaia di segnalazioni, anche delle più disparate. Si può andare a campagna a raccogliere le olive? Sì, è una necessità che corrisponde al fabbisogno. Andiamo, Peppe, su esempi pratici come tu ci hai chiesto. Si può andare perché rappresenta una necessità legata al fabbisogno personale della propria famiglia, andare nell'orto, dagli animali e quant'altro. Queste sì, le esigenze di farmacie, supermercati, è chiaro che queste sono tutte contemplate. Ovviamente non bisogna semplicemente bivaccare in giro, non c'è motivo di stare in giro così senza fare nulla, non c'è motivo di non usare la mascherina, non mantenere il distanziamento sociale, non ci si può sedere nei bar, nei ristoranti e quant'altro, perché questo purtroppo il DPCM prevede. Queste sono in linea di massima le regole che mi sono venute in mente. Matteo. Ma diciamo che quasi tutto è stato spiegato da Danilo. Integro dicendo che oggettivamente noi sindaci abbiamo il dovere di divulgare quelli che sono appunto i DPCM, di spiegarli e quindi farli osservare, perché siamo in un momento in cui dobbiamo fare tutti quanti fronte comune e bisogna rispettare chiaramente le regole e quello che ci dicono le altre istituzioni, quindi in questo caso il Presidente del Consiglio dei Ministri. E quindi, come sappiamo, non si può appunto andare da un comune all'altro, però mi piace precisare, visto che l'abbiamo concordato appunto con Danilo, così come già lo ha detto poc'anzi lui, se un cittadino per esempio di Furci vuole recarsi nel comune di Santa Teresa o di Roccolomera, che è il comune appena limitrofo, può andare per esempio a fare la spesa perché è una necessità. E questa cosa l'abbiamo concordata anche, devo dire, con i carabinieri, che voglio ringraziare per il grande lavoro che stanno facendo. Chiaramente non mettiamo nulla su carta perché non possiamo andare in contrasto rispetto a quello che è il DPCM, però con il buon senso e con il fatto che spieghiamo che si può andare fuori dal comune e quindi andare solo nel comune limitrofo, in questo caso per dei maggiori servizi, chiaramente si può fare per necessità, e quindi il cibo, la farmacia, piuttosto che andare in un negozio perché magari a Furcisicolo non c'è quella tipologia di negozio, allora puoi andare nel comune accanto. Ecco, queste sono delle cose che si possono fare, però a mio avviso va fatta anche un'ulteriore precisazione rispetto al DPCM, perché è chiaro che facciamo politica e dobbiamo anche dire realmente le cose come stanno, perché abbiamo il dovere di informare fino in fondo i nostri cittadini. Io quello che ho lamentato in questi giorni, e Danilo lo sa e siamo tutti sulla stessa linea, che non si può mettere sullo stesso livello il comune di Furcisicolo piuttosto che quello di Santa Teresa di Riva rispetto per esempio a una città come Messina o Roma, perché se si dice ad un cittadino di Roma, come a tutti gli italiani, non potete uscire dal comune, il cittadino di Roma però può girare per tutta Roma, quindi dentro il suo comune ha tantissimi servizi. Il cittadino invece di Furcisicolo, di Santa Teresa, chiaramente ha meno servizi, perché un comune come il mio si estende di 800 metri e va dal torrente Pagliara al torrente Savoca. Quindi questo è l'errore che commette Conte e anche lo stesso Speranza. Altra questione importante: non puoi mettere sullo stesso livello un comune che ha per esempio 150-200 positivi, che quindi si può identificare come zona rossa in quanto rappresentato da un focolaio, rispetto ad un comune che ha pochissimi casi positivi. È inammissibile chiudere tutto e mettere in croce l'economia di un paese, che in un paese come Furci è rappresentata da 4-5 bar, da un teatro, più possibilmente da piccole strutture che rappresentano, oltre al tessuto economico, anche il tessuto sociale di una comunità. Ecco, tu non puoi chiudere indistintamente tutti senza fare una differenziazione dei comuni, perché il governo forse dimentica, e mi riferisco al governo nazionale Conte, dimentica che il 70% dei cittadini italiani vivono in comuni inferiori ai 5.000 abitanti. Questa cosa chiaramente mette in croce totalmente la nostra economia, che è rappresentata da queste piccole attività, e se non ci sarà subito liquidità e ristoro vero, non come nel primo lockdown che non c'è stato nulla, oggettivamente non ne veniamo fuori. Un'altra cosa però la voglio precisare e penso che sia giusto dirla, perché in questi giorni sto sentendo solamente rimpalli di responsabilità, perché io vorrei capire un attimino se è Speranza che sta dicendo sciocchezze, e cioè il ministro della salute, oppure se l'assessorato regionale alla salute pubblica
si è fatto anche i conti male. Non lo dico per attaccare qualcuno, perché qua bisogna remare tutti nella stessa direzione, ma siccome i cittadini, i pali di responsabilità non interessano e i cittadini vogliono risposte da un punto di vista economico-finanziario e risposte da un punto di vista della tutela della salute pubblica. Io vorrei capire su quale base quindi è stato preso questo provvedimento di zona arancione per la Sicilia rispetto ad altre regioni che invece non sono state identificate come zona arancione, quali sono i parametri, a quanto pare è rispetto anche al discorso dei posti in terapia intensiva. Se così è, verificare quali sono le responsabilità, perché chi ha un ruolo nei confronti dei cittadini deve dare risposte, e siccome nel periodo estivo le risposte si dovevano dare in quel momento, implementando eventualmente i posti di terapia intensiva, e questo andava fatto sinergicamente tra il governo nazionale, che doveva monitorare, e il governo regionale doveva dare già le risposte implementandoli, noi vogliamo capire di chi sono queste responsabilità. Ripeto, non voglio essere polemico, perché bisogna trovare le soluzioni, però basta prese in giro per i cittadini, perché i cittadini vogliono risposte per garantire la salute pubblica e le risorse finanziarie per andare avanti. È un grande compito quello che mi aspetta oggi, perché giustamente ho trovato due ragazzi e due amministratori che parlano tanto, a cui piace parlare, quindi mi è faremo sintesi. Allora, quando esageriamo bloccaci. No, io faccio una sintesi per chi ci sta guardando. Quindi voi avete detto: attenzione, è un mini lockdown, non si può fare quel che si vuole solo per estrema necessità. Avete fatto un tacito accordo fra voi amministratori della Riviera Ionica, permettendo, tra virgolette, di cambiare comune solo per trovare cose che nel proprio comune non si trovano. Questo è giusto? E una precisazione, non della Riviera Ionica, comune limitrofo. Io l'ho fatto con Danilo Lo Giudice e con Gaetano Argiroffi di Roccolomera. Perfetto. E questo significa per andare, se c'è necessità, di prendere dei beni di necessità. Non si può andare a cazzeggiare sul lungomare o a passeggiare a Santa Teresa, o piuttosto che uno di Santa Teresa non può venire a passeggiare senza motivo a Furcisicolo. Ecco, questo va detto ai cittadini, perché dobbiamo rispettare il DPCM. Per necessità si può andare a fare qualche acquisto. Allora ho capito male io. Quindi tra il comune limitrofo dove tu hai Roccalumera e Santa Teresa, e Danilo tu quindi Sant'Alessio e Furci. Sì, per noi riguarda qualche comune in più, nel senso che c'è Furci da un lato, c'è Sant'Alessio, ma ho anche la vicinanza insieme con il comune di Savoca, con cui condividiamo, certo, una parte del territorio. Dico, è anche vero che io ho dato la mia disponibilità, perché mi rendo conto che comunque Santa Teresa, da un punto di vista commerciale, è il comune più importante, a cui tutti fondamentalmente si rivolgono spesso e volentieri. Io non mi occuperò di andare a fare delle verifiche in tal senso, perché credo che sia veramente pesante in una situazione di questo genere. Comprendo che chi ha la necessità di fare la spesa e può avere la possibilità di risparmiare un euro, la faccia dove la risparmio un euro. E credo che sia legittimo, e mi verrebbe veramente difficile chiedere anche al Corpo di Polizia Municipale di sforzarsi in tal senso. Quello che credo con tutti i sindaci abbiamo condiviso, insomma, come ragionamento, è semplicemente di evitare che ci sia quel bivaccare in strada senza nessun motivo, perché quello non ci serve, non ci interessa. Ho lanciato un appello ai nostri ragazzi che rispetto e che con cui mi ritrovo spesso, ma purtroppo su questi comportamenti che non funzionano non ci possiamo ritrovare. Poi ci vuole il buon senso, come dico sempre io, e siccome nella nostra Riviera, ringraziando Dio, il buon senso è stato sempre utilizzato, sono certo che anche in questa occasione ci sarà il buon senso. Qualora il buon senso non ci sia, è chiaro che noi interveniamo, non abbiamo alcuna difficoltà né di tipo strumentale né di tipo elettorale. Chi sbaglia viene sanzionato, punto e basta, su quello non c'è discussione. Ma infatti, Matteo, spieghiamo la sanzione, cioè proprio dal punto di vista economico, a quanto potrebbe ammontare. Ma la sanzione è molto pesante, ma noi non ci stiamo neanche pensando, sinceramente. È inutile che stiamo qui a dire alle 500, intorno alle 500-600 euro, ma che può aumentare chiaramente. Però non è questo lo scopo. I cittadini hanno dimostrato grande senso di responsabilità. Tutti quanti, devo dire, che hanno messo in campo le misure precauzionali del caso. Voglio ringraziare anche tutti i nostri ristoratori, i nostri titolari di bar, di negozi,
che hanno speso dei soldi per attrezzare i loro locali e quindi hanno fatto anche degli investimenti e che oggi si ritrovano in questa situazione, purtroppo, ahimè, con una decisione poco felice da parte del governo nazionale, perché ripeto che secondo me si doveva differenziare rispetto ai luoghi dove ci sono dei focolai. Però, ripeto, i cittadini che si comportano responsabilmente e che lo stanno facendo hanno il nostro plauso. Oggi sono stato raggiunto da tantissime telefonate di persone che mi chiedevano semplicemente: Matteo, posso andare nella macelleria a Santa Teresa piuttosto che a Roccolomera? Posso andare in farmacia? Quindi non mi facevano domande straordinarie. Anche a me hanno chiesto se potevano raggiungere il terreno a Pagliara, per esempio, perché questo ragionamento vale anche con Pagliara, che confina pure con Fucci, per andare per esempio a raccogliere le olive. È normale che ci puoi andare, ed è normale che se devi andare a raccogliere le olive anche in un terreno di tua proprietà a Taormina ci puoi andare. È chiaro che anche un foglio di carta bianco, se ti porti dietro e fai un'autodichiarazione, se ti fermano i carabinieri, nessuno ti può dire niente, perché è una necessità. È chiaro. Grazie. Che a fare altro, questo non va bene. Ecco, dobbiamo stare attenti, capire che il virus c'è e che va combattuto, e dobbiamo usare il buon senso mettendo in campo tutte le misure precauzionali del caso. Grazie ragazzi, avete risposto a due delle cinque domande inavvertitamente, perché la seconda era: facciamo chiarezza su cosa si può e cosa non si può fare, perché questo è molto importante da spiegare alle persone che si sentono bombardate da tutti i lati di DPCM. Tra l'altro, scherziamo un po', abbiamo imparato tutti che cos'è il DPCM, anche chi non è addentrato alle cose amministrative. Un'altra cosa molto importante che ci è giunta in redazione dai nostri telespettatori è: se uno di noi ha dei sintomi, qua vi prego di essere molto chiari, cosa deve fare e a chi si deve rivolgere? Matteo. La prima cosa che va fatta è innanzitutto contattare il proprio medico di base. Questa è la cosa che inevitabilmente va fatta subito. Il medico di base è il front office del cittadino che ha un'esigenza ed è colui che poi si interfaccia immediatamente, direttamente con l'ASP, mandando anche le segnalazioni. Io ho riscontrato tantissime persone che, per esempio, anche in autonomia, senza il contatto con il medico di base, a fronte di qualche sintomo, sono andati a fare direttamente il tampone rapido. Devo dire che nella prima fase del lockdown non c'era questo tampone rapido. Se ben ricordi, Danilo, la situazione era proprio diversa. Disastrosa. Esatto. Oggi con il tampone rapido devo dire che anche se non è certo, l'ASP ci dice che per loro a loro fa testo solamente il loro tampone, che è quello molecolare, però quanto, come corrisponde nel 90% dei casi alla verità, e cioè che se uno esce positivo al tampone rapido, poi ci dicono che nel 90% dei casi effettivamente lo è, già è uno strumento che ti permette nel lasso di tempo di andare a fare il tampone molecolare, perché a quel punto sarà direttamente il laboratorio d'analisi a mandare la corrispondenza con una PEC appunto all'ASP, se viene segnalato tutto anche al medico di base. E diciamo che in quel lasso di tempo tu riesci già a circoscrivere e a mettere in isolamento fiduciario la stessa persona con la famiglia. Quindi funziona, perché si riescono già ad isolare delle persone. Per cui prima persona da contattare, ripeto, il medico di base. E successivamente inizia tutto l'iter. La cosa che io rimprovero, e che l'ho fatto in questi giorni all'ASP, è che spessissimo, o meglio sempre, capita che noi veniamo a sapere dai diretti interessati che sono positivi al tampone molecolare fatto all'ASP, e dopo 7-8 giorni ci arriva la PEC dall'ASP. Ecco, il sindaco che deve monitorare e controllare la situazione, avere tutto sotto controllo anche con il COC, il centro operativo comunale operativo, e noi abbiamo la protezione civile locale, abbiamo la polizia municipale, che è anche a disposizione e offre un servizio per queste persone, e deve saperle queste cose. E quindi noi rimproveriamo questo all'ASP e auspichiamo che ci sia maggiore collaborazione. Sappiamo che sono intasati e quindi non mi va di rimproverarli troppo, però deve servire per aiutare appunto tutta la situazione e venirne fuori nel migliore dei modi. Danilo. Sì, Matteo ha fatto una disamina abbastanza dettagliata. Io aggiungo qualcosa
che a corredo un po' della domanda, ma che ho visto e ho notato che spesso e volentieri non si ha contezza di queste cose. Innanzitutto mi piace precisare un fatto, parliamo di contatto. Allora, quando si dice che Danilo è entrato in contatto con una persona positiva, significa che Danilo è stato almeno una decina, 15 minuti in contatto con questa persona a distanza di meno di un metro e senza dispositivi di protezione individuale. Perché dico questo? Perché spesso si pensa che incontrando così per strada e salutando una persona che poi il giorno dopo o fra una settimana è positiva, spesso si pensa: ah, sono positivo anch'io, e c'è la corsa al tampone. Non funziona così. Se tu utilizzi dispositivi di protezione individuale, non hai motivo di pensare che se hai incontrato una persona che è risultata positiva tre giorni dopo, hai la necessità di andare a fare il tampone. Questo lo dico perché abbiamo visto anche nelle settimane scorse che in alcuni casi si è verificata la corsa al tampone e poi si è pensato che siccome tu hai incontrato un positivo e io ho incontrato te che hai incontrato un positivo, allora anch'io mi devo fare il tampone. Non esistono, questa è la fantascienza del coronavirus. Però scusatemi ragazzi, voi avete fatto una disamina perfetta e precisa come vi ho chiesto e avete ragione, ma quello che ci dicono i mezzi di informazione a livello nazionale è questo, quello che hai detto tu, che se tu vieni in contatto non è che ti dicono avete detto bene, cioè a distanza di un metro, no, se hai la mascherina, se stai più di 15 minuti, infatti loro dicono a contatto. Io questa cosa la spiego in tutte le occasioni in cui la possibilità, quando si parla di entrare in contatto con un positivo, si intende che tu con questa persona ci devi stare per un periodo di almeno 15 minuti, a meno di un metro e comunque senza dispositivi di protezione individuale. Per cui questo ci fa capire un fatto, che se si è tutti nel rispetto delle regole, se si utilizzano le mascherine bene, cioè che coprono dal naso fino a giù e non sulla testa, ho visto una persona stamattina che camminava sul lungomare con la mascherina appoggiata sulla testa piuttosto che sul collo tipo foulard, ecco, se si utilizzano bene non ci sono problemi, nel senso che tutti riusciamo a come dire, tutelarci, altrimenti diventa veramente complicato. Aggiungo a questo che l'ASP sicuramente è intasata e tramite le USCA fa poi il lavoro di contact tracing per capire quali sono i contatti. Che succede? Questo lo dico anche alle persone che magari mi chiedono: ah, quello è positivo, ma voi come fate a sapere con chi è entrato in contatto e con chi non è entrato in contatto? Non è una magia. Se io dovessi risultare, malauguratamente, spero di no, positivo, sono obbligato a comunicare all'ASP per il tramite di USCA quali sono le persone con cui sono entrate in contatto nelle ultime 48-72 ore. Contatto si intende sempre quello che vi dicevo prima, cioè non in condizioni di sicurezza. Quindi una volta che io faccio questa comunicazione, l'USCA, che è l'ente preposto al tracciamento dei contatti, chiama queste persone positive, queste persone che sono entrate in contatto con il positivo, e gli dice: amica mia, mettiti in quarantena, amico mio, mettiti in quarantena per 10 giorni, o meglio, più che quarantena si parla di una sorveglianza sanitaria obbligatoria. Gli dirà poi quando fare il tampone e quant'altro. Questo per farvi capire che comunque il percorso viene stabilito e scansionato da dei protocolli ben chiari. Poi bisogna essere efficienti nell'osservarli, nel rispettarli, questo sicuramente. Anche la chiusura delle scuole: chiudiamo tutte le scuole, non funziona così, non si possono chiudere tutte le scuole solo perché a Santa Teresa c'è un positivo. Noi lo abbiamo fatto, l'ho fatto io, l'ha fatto Matteo, per una questione precauzionale, ma in realtà non c'è nessuna disposizione che prevede la chiusura delle scuole, anche se c'è un caso positivo di un alunno piuttosto che di una maestra. Poi noi siamo coscienziosi e diciamo: per maggiore tutela, per maggiore garanzia, chiudiamo, sanifichiamo, puliamo e riapriamo. Però anche quando sento chiudiamo tutte le scuole, ma signori miei, non è che noi possiamo fare quello che vogliamo e la mattina ci alziamo e diventiamo veramente i podestà della situazione. Noi cerchiamo di assumere tutti quegli atteggiamenti che ci consentono di rispettare le regole e di avere la prudenza del buon padre di famiglia, mi permetto di dire, cioè quello che ognuno di noi farebbe a casa propria, con la propria famiglia e con i propri figli. Bene ragazzi, siamo in chiusura, l'ultima domanda, iniziamo con Matteo: se un tuo concittadino è positivo ed è in quarantena, ovviamente, se è previsto un aiuto anche solo per fare la spesa, per portare la spesa a casa, i medicinali
e quant'altro può servire a una persona, soprattutto anziana in quarantena. Matteo. Siamo H24 a totale disposizione di tutti quanti i cittadini, partendo chiaramente da queste persone che hanno delle difficoltà. Ecco, un appello lo voglio fare anche ai cittadini che quasi quasi danno la caccia a chi è positivo, vogliono sapere ma chi è positivo. Piuttosto dovrebbero pensare anche loro che se sanno che c'è qualcuno che ha delle difficoltà, magari stando alla debita distanza di dare una mano, perché sono delle persone che hanno dei problemi e che quindi in quel momento si deve dare una mano ed aiutare il prossimo. Noi nel caso specifico, già da subito durante il primo lockdown, la prima ondata, abbiamo attivato attraverso il COC i nostri straordinari ragazzi della Protezione Civile Locale che hanno fatto un lavoro immenso, l'Ufficio Servizi Sociali e anche la Polizia Municipale e poi anche i ragazzi del Servizio Civile. E quindi le persone che hanno la necessità, tuttora come allora, hanno direttamente a casa una persona che se c'è bisogno gli portano da mangiare piuttosto che i farmaci, quindi non rimangono assolutamente da soli, oltre ovviamente ad avere il numero telefonico diretto del sindaco che risponde a tutti e che anzi telefona a queste persone anche 3-4 volte al giorno per sapere come stanno, come va, come non va e per qualsiasi esigenza noi ci siamo. Io un appello lo voglio fare però anche ai ragazzini soprattutto, perché spesso Danilo, non so se ci hai fatto caso, capita che chiudiamo le scuole per misure, per motivi precauzionali e poi li vedo in giro assemblati con la mascherina sotto il mento senza rendersi conto in realtà che poi probabilmente a scuola sono più al sicuro. Al sicuro. Quindi poi oggettivamente noi dobbiamo dirlo, questo soprattutto ai ragazzi che capisco hanno la loro età e quindi sono più spensierati e non ci pensano, però bisogna stare molto attenti perché un asintomatico di 16 anni che arriva a casa e che poi ha a che fare con il nonno può mettere in serie difficoltà il nonno o la nonna. Quindi stiamo attenti, misure precauzionali, non viviamo con l'ansia o con il terrore, però cerchiamo di rispettare le regole con il distanziamento sociale, la mascherina e ne verremo fuori, sperando che o prima o dopo venga fuori anche questo benedetto vaccino. Danilo, cosa fa il Comune di Santa Teresa per aiutare le persone in quarantena? Ma noi ovviamente intanto c'è un contatto immediato diretto da un punto di vista proprio telefonico per sapere quali sono le condizioni di salute e quindi quelle che rappresentano le prime necessità. Questo lo faccio sia io personalmente, ma lo fa anche il nostro corpo di polizia locale. Per quanto riguarda poi invece la parte inerente proprio il supporto, in base alle necessità, in alcuni casi ci è stato richiesto, in altri no, lo facciamo e con la polizia locale, ma anche attraverso l'Associazione dei Carabinieri in Congedo, che ringrazio, attraverso l'Avis, che ringrazio, attraverso anche la Croce Rossa, che ringrazio. Loro ci hanno dato come volontari una mano d'aiuto straordinaria durante il periodo della pandemia, proprio perché dalla consegna dei generi alimentari di prima necessità ai buoni spesa, insomma c'è stato un gran lavoro e un gran coordinamento da parte di tutti che ci ha consentito di poter veramente dire che nessuno è stato lasciato solo, che era il nostro obiettivo. È chiaro che nelle nostre piccole realtà tutto sommato ci si conosce tutti e quindi non c'è una reale necessità o il pericolo, mi permetto di dire, che qualcuno possa rimanere da solo, possa trovarsi sprovvisto di un aiuto. Peraltro a Santa Teresa molti supermercati o anche le farmacie stesse si sono attrezzati con il servizio a domicilio e lo fanno anche nei casi in cui c'è una situazione diciamo di Covid, ovviamente tenendo conto quelle che sono le misure di sicurezza necessarie e indispensabili. C'è una sicuramente rispetto al periodo di marzo c'è una maggiore consapevolezza di quelle che possono essere gli eventuali pericoli e questo ci consente di avere una maggiore serenità nella gestione di tutte quelle che sono le procedure. Ovviamente anch'io mi auguro che la situazione vada sempre a migliorare. È chiaro che non possiamo dire che nella nostra zona ci sia una situazione catastrofica, anzi tutt'altro, credo che ci sia un numero di contagi tutto sommato contenuto e che dimostra il grande senso di responsabilità che fino ad ora stiamo avendo. È chiaro che gli stupidi ci sono ovunque, ci sono anche nei nostri comuni, per carità, su quello non c'è dubbio. Noi cerchiamo di arginarli quanto più possibile, ma soprattutto cerchiamo di fare in modo che tutto fili liscio, mettendoci
cuore, anima e corpo sempre, ogni giorno, per dare risposte positive, mi permetto di dire, ma non troppo, alle nostre comunità. Di questi tempi è meglio dire positivo. Infatti, ragazzi, noi diciamo sempre dovete essere positivi, ma non troppo. Non troppo. Ragazzi, siete stati veramente fantastici. Io volevo augurarvi buon lavoro a voi e a tutti i sindaci d'Italia, perché state facendo una cosa che, non, che gli altri vostri predecessori non hanno affrontato. È una cosa epocale, molto grave, che non avete studiato, non avete esperienza, nessuno dei sindaci, che sono quelli in prima linea alla fine, che devono dare risposte ai cittadini. Quindi complimenti e in bocca al lupo per tutto. Grazie Matteo. Grazie a te, non ti nascondo che con queste pochissime parole che hai detto mi hai fatto un po' commuovere. Perché è la verità, io per lavoro con la TV seguiamo, io ho seguito, abbiamo fatto anche delle domande a dei sindaci in Valle d'Aosta, in tutti i paesini, e comunque, indipendentemente dal colore politico, siete tutti sulla stessa lunghezza d'onda, perché avete a cuore i cittadini. Poi si può sbagliare, si può fare bene, puoi essere antipatico, puoi essere simpatico, però tutti i sindaci state facendo una cosa epocale. Dobbiamo dire che anche il presidente Conte sta affrontando una cosa epocale, anche lui deve fare delle scelte non facili. È un momento brutto per tutti, è un momento particolare per tutti, per il lavoro, per tutti, per le persone, per i ragazzi. Io immagino anche i ragazzi, io mi conoscete, a 16 anni mi dovevano legare a casa, cioè, era difficile che non bighellonavo in giro, quindi avete tirato le orecchie anche ai ragazzi, però ci sono, io capisco la mascherina sul naso, capisco la mascherina in fronte, bisogna i genitori far capire ai ragazzi che comunque la mascherina va messa. Fate una bella mascherina, cioè Beppe Grillo ha fatto la mascherina con la faccia, fate anche voi la mascherina con la faccia. Su internet se ne trovano mascherine carine da poter mettere. Grazie Danilo, anche tu nella doppia veste, anche Matteo una doppia veste. Ricordiamo Matteo, oltre ad essere sindaco sei? Presidente. No, aspetta Danilo, non ti sentiamo più. Grazie a te. Danilo? Comparso Danilo. Mi senti, mi sentite adesso? Sì, ah, io ecco. Mi sento benissimo. Ma purtroppo la tua connessione fa un po' acqua. Io comunque, mi sento benissimo. Allora Matteo, scusa, volevo dire, oltre ad essere il sindaco di Furci, hai anche un altro ruolo importante, se vuoi ricordarlo. Sì, ma non è necessario. Segretario provinciale della Lega. È sempre un ruolo, insomma, puoi dire la tua anche in quel caso. Danilo, lo sappiamo, oltre ad essere sindaco di Santa Teresa, rappresentante alla nostra ARS, che è un ruolo abbastanza importante, quindi puoi dire anche la tua lì dove si muovono alcune. Ci proviamo. A fare la nostra parte. Ragazzi, abbiamo fatto mezz'ora di chiacchierata, per me è stato importante sentire voi, ovviamente con voi io saluto e ribadisco in bocca al lupo a tutti i sindaci che stanno facendo un bel lavoro, forse state lavorando tantissimo come mai in vita vostra. Matteo diceva che H24 riceve telefonate, giustamente, è un ragazzo molto disponibile, anche Danilo è un ragazzo molto disponibile, risponde anche al telefono. Quindi più di questo i cittadini, i vostri concittadini non vi possono cercare. Grazie ragazzi. Grazie. 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 Ciao.